alla fine della 18ª edizione del Presepe Vivente. Siamo soddisfatti, perché siamo riusciti a staccare 5.500 taglianti di persone pagante. Quindi si presume, con l'ingresso dei bambini gratis fino ad 1,20 m, delle persone portatori di handicap, persone che abbiamo fatto entrare gratis al presepe perché è un nostro dovere, di aver raggiunto quasi come visitatori 10.000 unità. Quindi il merito è tutto vostro e vi faccio un applauso. I volontari del presepe. Prima di leggere, sono breve perché è giusto, è il minimo che posso fare, e con il vostro nome e cognome, voglio ringraziare le persone. Siamo stati 107 figuranti effettivi che siete stati in queste 5 rappresentazioni all'interno del presepe vivente, ma ci sono stati dei figuranti che non hanno potuto prendere parte alle varie rappresentazioni. Voglio ringraziare in modo particolare Talarico Giuliana, Pettinato Antonella, Talarico Vincenza, Talarico Giuseppe e Talarico Giovanni. A Giuseppe gli siamo vicini perché ha avuto anche nel periodo natalizio un grave lutto, la perdita della zia, e quindi gli siamo vicini perché da tanti anni che con la sua famiglia si è reso partecipe del presepe vivente di Parentieri. Allora, iniziamo dalla grotta della Natività. La grotta della Natività, come San Giuseppe Peccelli di Angelo e come la Madonna Talarico Maria Antonietta, anche abbiamo strappato una tradizione che ci vede da tanti anni non avere un bambino come Gesù bambino. E prima di iniziare volevo ricordare una parola che un mio amico, un nostro artista, Sandro Sottile, ha inciso un nuovo disco, e la prima canzone di questo disco, ne abbiamo fatto tanta di strada e ne dobbiamo continuare a fare. E voglio ringraziare anche la moglie che non c'è più, Rossella, facciamo un applauso perché è stata a presepe vivente di Parentieri. Mi sono commosso anche per la presenza di Gesù bambino, ci ho tenuto in modo particolare, anche perché proviene da una famiglia sana e corretta, il figlio di Giuseppe Vizza e di Alessandra, e si chiama Antonio Vizza. Voglio ringraziare anche i nonni, sia paterni che materni, che sono stati sempre vicini al paese di Parentieri. Poi gli angeli, Scalzo Maria Federica e Gentile Ginevra, e sono state brave, che hanno sofferto il freddo e sono state sempre presenti. Poi iniziamo con il senatore Romano, che mi ha fatto disperare, Guzzo Salvatore. Le guardie romane, Mancuso Nicola, Torchi Antonio, Mazza Domenico e Mascaro Giuseppe, facciamo un applauso. E qui passiamo al centurione, che voglio ringraziare anche il signor Rubino Luigi, che ha interpretato questa parte, che è qui presente tra noi, che è il presidente anche, facciamo un applauso, ecco che fa. È presidente dell'associazione I Preti di Mendicino, ci siamo conosciuti, mi ha chiamato personalmente, ci siamo incontrati a Cosenza e ha partecipato al presidio. Siamo onorati di averci dato la possibilità di venire qui a Parentieri e stare con noi al presepe vivente. Sicuramente, se presenteremo la nuova domanda per essere finanziato, l'associazione sarà promotrice insieme al comune di Parentieri per le future edizioni del presepe vivente. Come Aquilifer Sganga Benito, che questa sera non c'è. Poi come Viandanti, è il secondo anno che viene al presepe vivente di Parentieri, ha dimostrato molta professionalità. Burlaco Gavidas Basilica, facciamo un applauso. E un altro che mi ha fatto storcere il muso per essere bravo, come Salvatore, si chiamano tutti e due Salvatore, Pettinato Salvatore.
E ricordiamo anche la mamma, che ci auguriamo che possa stare bene, possa stare tra di noi, a Torricella. Poi abbiamo avuto il custode dei buoi, che sono venuti da, è il secondo anno che viene da Rogliano, e lo troviamo all'entrata della porta, Berri Gabriele, con il fratello Pasquale. Per con le varie interpellie sono stati sempre presenti e puntuali. Voglio ringraziare anche la mamma e la compagna di Gabriele. I maschi Ascia, e qui abbiamo stradato anche una tradizione. Il maschio Ascia l'hanno fatto. Piccoli memori, e ritorno dopo, e facciamo applauso. E siamo riusciti a portare anche in scena il nostro amico Scalise Salvatore, che è lì presente. Facciamo la parte. Poi passiamo avanti e conosciamo un altro artista che è figlia di panettieri, lo posso dire in questo modo. Molto professionale, come lei lo ha dimostrato nelle serate, non ha bisogno di presentazione, Melania Fiore. Poi più avanti abbiamo avuto il mercato degli animali, voglio ringraziare Stimela Pasquale, ci ritorno come dopo. La 12ª postazione Spannocchiatrici, Torchia Carla, Russo Maria Paola, Siniani Rosella, Durante Anna Maria, Correa Carlo e Cirino Mattina, facciamo la parte. La musica antica, ecco qui vi devo complimentare, perché un'associazione di Catanzaro ci ha chiamato, ci siamo visti, ci siamo incontrati per Panettiere, dal nulla è nata una collaborazione. È stata una postazione che ha riscosso molto successo per la professionalità e per il modo con cui hanno suonato gli strumenti. Voglio ringraziare Mancuso Patrizia, Peronaggio Francesco, Peronaggio Maurizio e l'amico De Luigi che ha recitato. Grazie. Il maniscalco, che mi fa sempre arrabbiare, ma gli voglio bere l'anima, ma sei Carlo. La 16ª postazione in Casaro, il nostro amico e parente Siliano Domenico, con la sorella Silvia Di Franca e con i ragazzi, alcuni Giuseppe e Principale Vincenzo. Il Maggio Fuoco, c'è Davide. Sì, è sicuramente alla postazione che non poteva lasciare il fuoco incustodito, facciamo un applauso perché ha dimostrato pure lui professionalità ed è stato apprezzato pure lui, Guolomino Davide. Le Spezie, anche qui Maria Antonietta, figlia di una panetterese venuta a Panettieri, ha partecipato al presepe e giunta sempre da Lamezia, mentre Maria Antonietta, Gentile Giuseppina, sempre presente, e Mancuso Lucia. Anche Lucia, che è piccola, partecipa in modo assiduo al presepe, e questo ci fa piacere. Poi una bottega, che è stata la bottega dei Liutai e dei Zampognani, che ha riscosso successo sia per le spiegazioni che avete dato ai visitatori e sia per il modo professionale in cui interpretate la parte. Sandro Sottile, Giuseppe Sottile e gli amici, anche loro che vengono dalla Lamezia, il terzo anno che vengono qua, l'amico Massimo Sacco e il mio amico Chiarella Filippo da Vico Valencia. Facciamo la pausa. Anche qui è una postazione nuova a cura dell'associazione Intretti, la postazione del Coniatoro e dell'Armaioro, dove hanno partecipato Rubino Antonio, Catano.
Alessandro Sabrina e Rucco Antonio. Qualche personaggio che è venuto che non ho detto. Dopo. E poi arriviamo alla postazione. La postazione che ha riscosso molto successo in questi due anni. Una persona che ho conosciuto per telefono, un calabrese, un artista, un professionista, che non lo scopro io. Doveva venire a Panettieri quando con l'amico Giacomo Battaglia, facciamo un grosso applauso che non è più tra di noi. Che lo dovevamo chiamare a Panettieri, ma poi per un motivo o per un altro non hanno potuto fare una serata. Ho capito subito che dalla prima mia telefonata dello scorso anno avevo di fronte una persona umana, una persona professionale che non ci ha fatto pesare la sua bravura, e se è venuto a Panettieri è venuto perché l'ha sentito con il cuore. L'ho apprezzato poi le interviste che ha fatto, che ha ringraziato tutto il popolo di Panettieri, e di questo nel nostro bicentenario, perché il 2020, il 25 gennaio del 2020, il comune di Panettieri festeggerà 200 anni della nascita insieme al comune di Bianchi. Però, visto che c'è la concomitanza delle elezioni regionali, sposteremo questa manifestazione, ne faremo tante a seconda delle nostre possibilità che abbiamo durante tutto l'arco del 2020. E ritornando al bicentenario, propongo all'amministrazione comunale, al Consiglio Comunale di Panettieri, di conferire, e lo dico nella Santa Chiesa, due cittadinanze onorarie al nostro giudice Gentile, che daremo la cittadinanza onoraria perché è stato il presidente del TAR della Regione Basilicata, e da un amico che tiene ancora Panettieri. Sicuramente avete capito di chi parlo, di Gigi Di Sedere. Perché lo merita e perché ha fatto fare insieme a Basilica e a Melania un passo professionale al presepe di Panettieri. La corte di errore è stata quest'anno, Gigi Di Sedere, Mancuso Federica, che è malato, facciamo gli auguri di corte guarigione. Calipari Mario e Santelli Mario, i falconieri che arrivano dalla Basilicata e da Potenza, sempre presenti e professionali, Ferraresi Michele e Caissuni Omar, facciamo una parte. La 23esima postazione, Censimento e Campo Romano, dei ragazzi veramente bravi che hanno sfidato le intemperie, Musso di Saverio, Chioro Orlando e Cerminara Francesco. La 24esima postazione, L'Editto, Parrotta Carlo e Vincenzo Malacava. E anche Vincenzo, della sua professionalità, quest'anno lo ringraziamo. La postazione delle Tre Stelle, Arabia Caterina, Paolessa Teresa, Vizza Maria, Bianco Denis e Sacchi Ludovica. Facciamo un applauso. La postazione che fa storia a questo comune, la lavorazione del pane, Mancuso Carlo, Cantabrio Mariano, Torchia Carmela, Chiellino Carmen, Colossimo Carmela, Aiello Maria e Bianco Asia. Un ringraziamento all'amico Mariano che è stato 6 mesi a Panettieri, è stato per il presepe vivente e quindi ha ritardato la sua partenza di 3 mesi per darci una mano. Sei un grande Mariano, grazie. I saggi d'Oriente, la 27esima postazione. E anche qui siamo riusciti a portare a Valero Santo a far parte della famiglia del presepe vivente. Il sempre riconfermato Frangipane e
mi ricordo il nome. Osserio, facciamo un applauso a Osserio. Ma non possiamo dimenticare Patrick, che ha recitato lo scorso anno e che si trova per problemi di lavoro fuori. Facciamo un applauso perché è stato bravo pure Patrick. Il telaio, grande Teresa, Barrotta, Ilenia e Musseri e Isa. Teresa si è cavata pure bene al telaio, visto che la signora Vincenza, che gli auguriamo una pronta guarigione, nonno, è potuta essere tra noi, Teresa ha subito in modo eccellente la signora Vincenza. La 29esima postazione. Lo scriba, Ricci Daniele e De Fazio Francesca. Dove Daniele e Francesca sono stati bravi pure loro. Peccato che Daniele le ultime tre sere non è stato tra noi, però lo ringraziamo perché anche Daniele è entrato dalla parte in modo certosino. Poi la sinagoga, il nostro amico, fraterno, Collino Francesco, un applauso. E alla 31esima postazione troviamo il canzonaio, il Toto, una persona a cui voglio tanto bene, una persona che mi ha insegnato tanto con la sua umiltà, con il suo saper fare. Lo scorso anno non c'era, superato brillantemente, è stato presente anche con le intemperie e ha sfidato anche la sua salute, il nostro amico di Panettieri, Pietro Mancuso. La 32esima postazione, una postazione eccellente per i prodotti che riescono a sfornare, odori e sapori, Gianluca Rita, Gentile Vola e Mascara Angela. Un'altra viandante, un'altra che presenta al presepevente di Panettieri, che lo interpreta con il cuore e anche con molta professionalità. Un applauso di cuore perché ha riscosso grande successo Angela Mancuso. La 34esima postazione, il campo dei pastori, il brontolone di sempre, ma l'amico di sempre, quello che viene da Torino, che sta anche lui 6 mesi qui a Panettieri. Una persona brava, una persona corretta, una persona che mette il cuore, con l'agnello sulle spalle, Massimo Cantafio. Pardone, questa sera non c'è le babucce. La 35esima postazione, una postazione che è nata dal nulla, perché non sapevamo come dovevamo riempire un catoio, come diciamo noi, un magazzino, ma si è vista la professionalità e l'attaccamento al nostro paese. Francesco Sacco, Bonacci Francesca e Greta Sacco, un applauso. Perché sono stati veramente bravi e ci sono stati due ragazzini che hanno partecipato pure, De Santis Carlo e Gigliotti Filippo. E facciamo un applauso. Le ricamatrici, una postazione sempre presente e ci siamo impreziositi anche della presenza di Gigliotti Concetta insieme a De Fazio Carmelina, sempre presente con le ragazze Mascaro Chiara, Guzzo Malta e Arcuri Cecilia. La 37esima postazione, quella delle passaglie, molto brave e molto apprezzate da tutti, insegnanti da Diego Rosetta e Elio Rosina, Mirante da Vecchina e Bianco Vivetta. Non è che bisogna dimenticare la casa, no? L'ho detto, ma sì, ma quale votazione è lì? Va bene, perché mi guardava di come si è dimenticato la casa, non posso uscire, voglio bene.
una persona per bene, una persona che tutti i palentinesi ricordano con cuore. Rosa Valtieri, facciamo un applauso. E ricordiamo anche le persone che non ci sono più, ricordando Rosa, la signora Petronilla, la mamma di Carlo, il signor che aveva Domenico, il papà di Domenico, dall'amico Vincenzo, che custodiva i buoi. Se mi sono dimenticato qualcuno, suggeritemi, ma voglio ringraziare tutte le persone, una persona mi ricordo, che mi ha sempre accorciato i pantaloni, senza chiedermi nulla, e voglio bene, la mamma di Pino, la signora Giuseppina. Locanda, tre persone che sono bravi e sono fantastici e sempre presenti: Salvatore Mazzei, Cosimo Giovanni e Graziano Manni. Poi chiudiamo con la 39esima postazione. La 39esima postazione. È la penultima, mi sono dimenticato la postazione, mi sono dimenticato la foggia, chiedo scusa, dove c'era Palavico Domenico, Mussari, Santoni e due bambini, Giosuè, il figlio di Emanuele e un altro ragazzo di Carlopoli, Antonio. Chiudiamo con la 39esima postazione, che è la postazione degli Scalpellini, non per ultimo, ma con due persone, con due amici, con due artisti che hanno dimostrato il loro valore. Sicuramente se continuiamo questa postazione sarà valorizzata, ma hanno dimostrato pure loro in silenzio, qualche sera pure al buio, ma le persone li hanno ammirati, hanno capito di che pasta sono fatti, i due professionisti, Gabriele Ferrario e Ferdinando Gatto. Mi sono dimenticato una mia compagna di scuola, ma me l'ero segnata, che ci ha aiutato nel presepe ed è stata la postazione del telaio, gentile Annalisa. Ma me l'ero segnata. Allora, abbiamo concluso con la postazione, chiediamo scusa per il salvatore se stiamo prendendo un po' di tempo. Allora, l'amministrazione comunale la voglio ringraziare in modo particolare, tutti i consiglieri dell'amministrazione comunale. Voglio ringraziare tutti perché hanno dato l'anima, hanno dato il cuore, hanno lavorato anche dietro in disparte, ma una persona voglio ringraziare quest'anno in modo particolare, due persone, uno che lo trattasse in continuazione, il vice sindaco Massimiliano Scaccia, che perambulando è riuscito il giorno di Natale a mettere la paglia su tutte le prese vivente, e poi per dargli un premio ha alzato il cancello durante tutte le postazioni e ha brontolato, anche se lo vedete che vive, ma vi devo dire la verità. E voglio ringraziare una persona che una sera mai l'ho riscosto, di cui ho grande stima e affetto, perché mi ricordavano che non aprivo i bagni. Voglio ringraziare il nostro consigliere Fausto, che si è preso la briga di essere in custode. E poi voglio ringraziare Fabio, che lo vede in chiesa, l'assessore, che anche se lavora e lo abbiamo chiamato sempre in orari, che gli abbiamo creato le feste, è stato sempre presente. Voglio ringraziare Rossella, Antonella e Federico, e un amico che non c'è ma con il cuore, è a Milano, un amico che ha subito anche un grave lutto familiare, ma ci è stato vicino, il nostro consigliere Andrea Mussari. E l'assenza di Andrea si è fatta sentire, quindi ho voluto ringraziare Rossella e tutti quanti i consiglieri. Federica è ritornata da Trento e ci è stato vicino. Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali, dico tutti. Torchia Carlo per il giorno di Natale glielo abbiamo fatto passare a letto perché gli abbiamo fatto mancare la tachicardia, chiedo scusa alla moglie che riguarda a Mario, a Raffaele, a Vigile che ha assaggiato tanto freddo per le strade, è un dipendente in modo particolare, lo voglio ringraziare
che ci è andata bene anche durante il presente, se no poteva succedere qualcosa un po' particolare, che ha pulito le strade, ha curato il verde, ha curato il presente vivente, indipendente dalla presina positiva, Scalise Gregorio. Poi passiamo alla sicurezza e al lato safety e sicurezza, al lato sanitario. Voglio ringraziare il dottore Lucisano, che senza Alberto, senza percepire nulla, ci ha dato la disponibilità in tutte le sere di essere il medico ufficiale del presidente di Venti di Panettieri. Facciamo un applauso. Voglio ringraziare anche l'ingegnere Giovanni Albarese, che ha curato il collaudo della scenografia, e l'ingegnere Ercole Gallucci, che ci ha aiutato nella redazione del campo di Safety e Security. Poi facciamo un applauso. Poi il gruppo la Protezione Civile di Lamezia, con il presidente Luberto e il responsabile Mario Talarico, che hanno curato l'esterno della viabilità. In più l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Capuopoli, voglio ringraziare Gio Camerale, se è presente lo ringraziamo qua. È arrivato il nostro mangiafuoco, si è tinta la faccia un po' di nero per farci vedere che ha lavorato, Davide Bruromino. E poi quelli che mi fanno stare un po' tranquilli come gli altri gruppi di protezione civile, in modo particolare il gruppo NERS, per un chino saluto, in modo particolare il presidente Torino Vescio e il responsabile l'avvocato Martino Valano, persone squisite. Persone competenti, ma dietro a loro e a pari loro ci sono tutti i volontari, fatto un applauso veramente forte a tutti. I volontari sia del Radio Club di Lamezia, sia dell'Associazione Volontari dei Carabinieri di Capuopoli e sia un gruppo NERS di De Pollacuna. E poi non potevamo dimenticare la persona che ci fa fare bella figura, perché noi possiamo mettere la competenza amministrativa, perdonatemi questo termine, possiamo mettere la passione, però non dobbiamo dimenticarci chi ci fa ricevere i complimenti, colui che viene qua tra Panettieri e sta tra i 30 e i 40 giorni, il nostro scenografo, l'artista di tutto, scenografo Tiziano Fanno. E poi voglio ringraziare chi ha curato la parte elettrica in modo puntuale, in modo corretto, sempre disponibili in ogni momento che li abbiamo chiamati, la SC Service con Scalzo Salvatore e Criteri Stefano e il dipendente Piccoli Filippo. E poi chi non mi ha detto mai di no, anzi non mi hanno detto mai di no, a cui voglio un bene dell'anima, una persona che fino all'ultimo giorno è stato sempre vicino a noi, non ha mai detto niente, lo abbiamo fatto alzare anche dal tavolo il giorno di Natale, il responsabile della ditta Mancuso Antonio. A pari merito il papà Mancuso Carmine e i suoi dipendenti Chiellino Giovanni ed Elia Bruno. Facciamo un applauso perché hanno messo competenza, professionalità e senso del servizio. Poi voglio ringraziare una ditta di Panettieri che li abbiamo chiamati sempre, anche loro il giorno di Natale nelle feste, la Romeccanica dei Fratelli Gentile, Pietro e Salvatore. Facciamo un applauso perché sono stati sempre disponibili in tutto e per tutto. E poi non per ultimo, ma li ho segnati
così quelli che collaborano insieme all'amministrazione comunale di Panettieri, ma dico quelli che collaborano per il bene di Panettieri. La provoca di Panettieri con il presidente Giuseppe Gentile, il vicepresidente Gentile Mario, il segretario Francipane Salvatore e tutti i soci volontari. I soci volontari che hanno allestito anche il presidente vivente e sono stati Bonacci Matteo, Sacchi Pietro, Talarico Francesco, Mancuso Maurizio e Giacomo Tocchia. Facciamo un applauso veramente grande. Perché ci hanno permesso di realizzare il tutto in sinergia con l'amministrazione. Poi voglio ringraziare un amico a cui voglio un bene dell'anima, un amico che sento e sentiamo la mancanza, ma una sera ci è stato d'aiuto in modo particolare, abbiamo evitato qualche disastro, il già vice sindaco di Panettieri, Francesco Talarico. Tutte le sere. Poi voglio ringraziare anche chi ha curato la pagina Facebook del comune di Panettieri, Bonacci Giovanni ed Emanuela Bonacci. Quest'anno non lo voglio dimenticare, ma è stato sempre un amico e una persona disponibilissima. L'altro anno mi ha fatto una ricoverata ferma che era solo dovuta tenere. L'amico e l'allevatore Antonio Fabiano che ci ha permesso, facciamo un applauso grande, che ci ha permesso da parecchi anni di allevare i campi dei pastori, portandoci in dote i suoi animaletti. Questa sera ci ha dato anche l'agnello che l'amico Masino lo tiene sulle spalle. Poi voglio ringraziare anche le televisioni, sia la CTV e sia il Corriere di Calabria con l'altro Corriere TV e sia l'altra trasmissione Liberi TV che ci hanno seguito durante la presentazione. Facciamo un applauso. Non devo dimenticare il mio amico, quello che ci ha dato la possibilità di apprezzare con le luci le scenografie, anche se ha ricevuto dei rimproveri che non merita, ma a cui non mi dice meno e gli voglio bene dell'anima. La mamma è di Capopoli, il papà è sempre presente al presente di Panettieri che lo aiuta, la Gizi Saldo, anche il fratello Eugenio di Bianchi, Gianpietro Taverna. Eugenio Taverna e Domenico Taverna. Poi, non per ultimo, chi ha allestito le postazioni in modo garbato, in modo senza fare clamore, Bonacci Gaglia, Arabia Caterina e Paonessa Teresa. Poi non potevo dimenticare il servizio civile che in questo anno con 26 volontari è stato presente nel territorio di Panettieri. Ma in modo particolare voglio ringraziare chi ha interpretato la parte della Madonna, Maria Antonietta Dall'Amico, che ha gestito la parte amministrativa e se siamo andati avanti il merito suo, e chi ci ha aiutato nell'allestimento delle postazioni. Crustacci Maria, Graziano Giusi, Mancuso Fortunata e Franco Maria Assunta. Facciamo un applauso. Poi non mi dimentico dei ragazzi del servizio civile, non mi dimentico di tre persone che non mi hanno detto mai no, di tre persone che hanno rinunciato anche il giorno di Natale a mangiare con i propri cari. In modo particolare voglio ringraziare, facciamo l'applauso a ognuno, ciascuno, una persona che alle 6:30 di mattina si trovava al bar, arrivava il primo e se ne andava l'ultimo, una persona che in questi giorni mi ha insegnato che cosa significa l'educazione, ve lo presento anche ai genitori, vi devo fare i complimenti,
che significa il non saper dire mai no, piccoli dolori. Un'altra persona di cui ne siamo andati fieri per aver conosciuto il papà, Giorgio, di una persona che la sera con meno 7, con meno 6, con meno 5, con le mani toglieva gli animaletti dalla cascata, schimera Pasquale. Non per ultimo voglio ringraziare per la donna questa parte e diceva un sacco di brondoloni, ma Mancuso di Cova, che ci ha dato una mano sempre con tutti i lavori che gli abbiamo chiesto, ma poi non lo dimenticavo, l'ho voluto rilasciare per ultimo. Mi ha gridato, si pensava che forse ce ne eravamo dimenticati, ma in queste sede, nell'allestimento del presepe vivente, ci ha messo a disposizione anche il suo palco faunistico, Scalise Pasquale, che ieri sera si è sentito pure male per il troppo freddo e ci ha fatto passare un brutto quarto d'ora. Io concluso, penso di essere stato lungo, però è stato... Com'è? Le guardi che ho detto, Mascaro, che ho detto, sì, Mascaro, sì, io, tutte le guardi, sì. E voglio essere breve, e facciamo un applauso al nostro sacerdote che ci ha dato la possibilità di venire in chiesa. Voglio essere breve, se ho dimenticato qualcuno me lo dite, me ne vado veloce da parte mia, ringraziare tutti, vedo un modo particolare anche qui presente l'ingegnere Giovanni Mocca, che è un amico dell'amministrazione comunale di Magliettiere del presente. Voglio passare la parola per tutti al nostro amico, al nostro nuovo concittadino, penso che lo volete tutti, fatemi sentire se è sì o no. Ecco, il nostro concittadino Gigi Di Sette. Io vi ringrazio, ma vorrei che un grandissimo applauso lo faceste a uno che lavora per Rotta di Collo, si chiama Salvatore Parrocchi. Benissimo, a noi tutti coloro che sono i professoristi, le attrici, Basilica Caprita Sporlaco e Melania Fiore e tutti gli altri che sono qui, perché il nostro grande lavoro di squadra, non esiste il singolo, esiste la squadra. Allora facciamo un applauso al grande festeggiato che è il nostro studio.
Allora, alla fine, adesso vi do la benedizione, alla fine mi metterò davanti con il bambino che vuole benedarlo con un bacio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.